Mi stai a cuore, prendiamoci cura di noi. Vorrebbe essere l'atteggiamento e l'approccio che ognuna delle nostre comunità parrocchiali usa ogni volta che si ritrova a celebrare insieme il Signore, perché il Signore fa così con noi, questa è la sua frase tipica nei nostri confronti. Noi dobbiamo imparare a fare così tra di noi quando ci troviamo a celebrare insieme, per celebrare bene, stando bene e facendo star bene gli altri. A partire dal 18 di maggio ci sarà una ripresa delle messe, ma attenzione, contingentata, perché i numeri saranno ridotti, perché dovremo tutti usare la mascherina e rispettare percorsi di entrata e di uscita, e questo non avverrà subito in tutte le chiese. È vero che ci sarà anche una ripresa delle confessioni, ma con mascherine, mantenendo la distanza, ma anche a discrezione del sacerdote che può valutare di volta in volta se accettare o rimandare il momento. Ricordiamoci poi che le confessioni non potranno essere fatte in confessionale. Ci sarà anche una ripresa dei funerali, come già sappiamo, solo nelle chiese che saranno già organizzate secondo il decreto, ancora con numeri limitati. Ma ci saranno anche delle cose che non potremo fare. No alle acque santiere nelle chiese, no alle grandi adunanze o agli assembramenti o alle processioni, no allo scambio della pace durante ogni celebrazione, no alla comunione direttamente in bocca. I no continuano con no ai libretti dei canti o altri sussidi in chiesa, no alle persone con febbre, no all'ingresso incustodito durante le celebrazioni, no agli spostamenti durante la celebrazione e comunque entrando in chiesa. Ma ci saranno, grazie a Dio, molte opportunità che potremo avere nelle chiese e nella messa, sì alle famiglie a cui saranno riservati alcuni posti, sì ad alcune messe all'aperto secondo quanto verrà pronunciato dall'ordinario, sì alle messe in streaming che continueranno, sì alle prenotazioni, per così dire, quando sarà possibile in alcune chiese per facilitare l'ingresso e l'uso dei posti a disposizione. Continuiamo a dire sì alla fine di ogni pretesa, dire sì alla prudenza e alla carità, ma anche sì ai volontari che vorranno aiutarci sia nel igienizzare le chiese che nel favorire l'ingresso e l'uscita durante le celebrazioni, sì anche al sostegno economico, perché la nostra zona pastorale, come la nostra parrocchia, si sta impegnando economicamente in un progetto molto forte. Ecco l'elenco di tutte le cose che abbiamo cercato di costruire insieme per prenderci cura gli uni degli altri.